è la mia casa in cui i miei sono venuti ad abitare nel 45, mi pare. Ecco, e io qui sono rimasta. Loro sono morti, loro erano molto vecchi e sono morti abbastanza presto, che io avevo al massimo, avevo 30 anni circa quando sono morti, e di questo sono molto contenta. Senta, e sono rimasta sempre qui perché è una bella casa, è una posizione centrale. Prima era un affitto, poi a un certo punto l'ho comprata perché altrimenti l'avrei persa. E di questa casa sono contenta, salvo ogni tanto pensare via tutto, cambiare completamente aria, ma non succederà, sono sempre rimasta qua. Il fatto che ci siano dei ricordi d'infanzia in buona parte pesanti non mi pesa. Quando mi si profilano, io vedo più che altro le persone, questi due infelici genitori che non facevano che litigare, ma non è colpa della casa questo, naturalmente. Litigavano, non uscivano mai insieme, giusto una poesia che sto scrivendo adesso, che non uscivano mai insieme. Qualora accadesse che uscivano insieme, sulla da basso sul portone avevano già litigato. Una madre io l'ho avuta. Viva, ardente, sempre via con la mente, inetta a vivere. Sarà stata poi lei, mai le ho dormito in grembo. Era un uccello che migrava con le ali tarpate. Così io non ho misericordia di me stessa e non ho niente che mi abbracci dentro. Le prime poesie passate da un quaderno sulla carta velina. 16 anni. Come mi sgomenta quella piccola eletta che comincia. Ma chi le ha detto, scrivi? È un male che ha 2 secoli. Io qui, là il mondo. Vieni a me, mondo, guarda come ti descrivo, ti deploro e ti canto, come so cosa sei. Disperate autostrade a notte fonda, questo è il mondo. Cosa credevi, povero illuso io? Oh, questa poesia, no, questa è abbastanza recente, un ricordo delle prime poesie che risalgono al 50, all'inizio del 50, o anche prima forse, non lo so, non mi ricordo. Come mai ho pubblicato più tardi? Perché nel frattempo ho scritto anche dei romanzi, poi ho fatto la mia carriera di germanista e ho scritto saggi, critici, eccetera, eccetera, quindi ho fatto anche traduzioni di cose tedesche. E questo ha ritardato l'inizio della poesia. Se queste attività varie che io ho esercitato arrivano in modo diverso, è una domanda interessante. Ricordo che quando dipingevo nella prima adolescenza, mi veniva un grande, come dire, una gran freschezza e non ho mai fatto. Credo nulla dal vero, ho sempre fatto cose immaginarie. Davvero in realtà ho fatto forse dei ritratti a matita di mio padre, per esempio, è riuscito benissimo perché sono stata anche a scuola a Brera e di disegno, quindi sapevo disegnare in qualche modo. Quando avrò tempo, dico, e so che non l'avrò, mai l'afferro o lo fermo, non mi sta in mano il tempo. Palpita, stride, becca, vola via. E io che intanto ingombro questa casa come un bimbo che sparge intorno i giochi e di far ordine non è mai il momento e nemmeno è capace se non viene sua madre. Quando la poesia arriva, come si manifesta? Ma si manifesta in appunti su foglietti di carta velina, appunto, poi lasciati lì, no, persi magari no, ma lasciati lì e poi ripresi. Si manifesta come una cosa poi non tanto impegnativa, perché io credevo che un vero scrittore deve scrivere romanze. Cosa che ho fatto invece molto tardi, e dal 1952 invece. Ho cominciato a scrivere un diario. È stato mio padre che mi ha detto: scrivi un diario perché col diario si imparano 2 cose, a scrivere bene e a essere sinceri. Della seconda cosa ho qualche dubbio, della prima invece no, ritengo che avesse ragione. Saranno, credo, 800 o forse addirittura 900 pagine. Dunque, poi c'è la poesia e la poesia si manifesta quando vuole, naturalmente. Si presenta come un sentimento del mondo. Che qui io sono sempre in dubbio su me stessa.
C'è chi mi ha detto ultimamente che le mie poesie sono tristi, invece non è vero, io non trovo affatto, io trovo che c'è anche una forte vena di serenità, no? Che viene fuori, una certa, sarà una serenità infantile, non lo so. La mia lingua è inattuale, io piaccio ai giovanissimi ignoti che mi scrivono su Facebook, quale faccia se ogni giorno la cambiano? E perché piaccio? Perché parlo semplice, sentono in me a distanza il cucciolo pezzato che fa salti e che abbaia perché lui così crede, la poesia emana dalla vita. E poi ci sono i vecchi, voglio dire i nati nel 50 o nei 60, che molti già si sentono nel vento della morte, così presto. Perché? Sono loro i compagni che vorrei. Ma quel che in me gli manca è la bravura di far misteri fra parola e cosa. Qual è stato il mio tempo? Io non lo so. Io in particolare scrivo la mattina al risveglio. Delle volte ci mi abbaleno, cioè io dormo bene, quindi non dirò che passo la notte a pensare alle poesie, al contrario. Però ogni tanto ci sono degli sprazzi nel sonno e io in genere scrivo la mattina. Magari anche il verso sera è un'ora che mi consola. La verità, o Dio c'è o non c'è, e le filosofie, le laiche e le pie non tengono di fronte al desiderio. E non mentite, tutti ce l'abbiamo. Sarà illusione? Sì, come l'amore, ma chi direbbe non dovete amare? Io lo so bene a che mi serve Dio, che sappia dove sono. Non in ogni momento, non pretendo, nemmeno lui potrebbe. Basta quando lo cerco e mi assicuri, in qualche forma ci sarai per sempre. Io non domando quale. Poi mi serve a sperare nell'inferno e che sia eterno per chi tortura i corpi. Non basta il nulla, dice l'illuminato. Nel nulla andiamo tutti. No, niente nulla. Io ho la testa dura. Ho sete di salvezza e dannazione. E poi, che altro resta se non Dio per sognare? Che cosa io non lo so. Nikada nicei yanibil savrimiennik. Di chi, di quando fui contemporaneo. Dio e libertà. L'azione che per me si avvicina più di più allo scrivere poesie potrebbe essere il. Lo sguardo sul parco, questa casa dà sul parco di Milano, no? Il parco Cadorna. Il guardare sul parco mi ha spesso, guardare gli alberi mi ha spesso ispirato. Io amo molto gli alberi, più dei fiori. Voi ciò che viene a riva, infimo, lieve, dilavato, amaro, ineluttabile, lo sembrate accettare. Che altro fare? È il senso di realtà. Siete spiriti forti, io no, io voglio poter sognare che oltre il mare inizi un altro mondo, come Colombo quando lo sognava, e poi ci andò e trovo tutto vero. La vita da pensionata non mi pesa perché faccio tante cose, anche tante conoscenze. E quello che rimpiango dell'insegnamento sono gli orari e giusto la coazione degli orari che faceva ordine nella vita, niente da fare. E quando dicono diritto di vivere e tutti a lustrarlo questo gioiello, farlo risplendere, guai a chi lo tocca, ma francamente, che cosa serve? Se è per le brave cose compiute, un po' per caso, un po' per timore, il tempo perso, non so più come, e ciò che ancora faremo di dovuto e di simile agli altri? Cose io volevo senza diritto, navi, porti felici, irresponsabili. Io in verità non comprendo cosa sia tutto questo che vedo, sono una gazza bianca e nera. Io grido voglio e non voglio, e bene e male, e amo e odio, oppure taccio, l'occhio che pulsa con la paura. Cose infantili, ah, tutto infantile sino alla morte, e non c'è più tempo. Delle città dove ho vissuto ce n'è una che ho molto amato e che è Bonn,
la piccola Bonn, dove io sono stata per varie estate appunto per imparare il tedesco, dove stavo presso amici molto cari, gente di una grandissima generosità che mi ha accolto, mi correggevano i dettati, mi seguivano anche dal punto di vista linguistico. Bonn mi è stata molto cara. Dell'Unione Sovietica, dove sono stata varie volte perché ho studiato anche il russo, quindi sono stata anche là. Poi ho insegnato alle scuole serali dell'Italia, quella che si chiamava l'Italia. Italia URSS, che oggi si chiama Italia Russa, e quindi andavo regolarmente a Mosca. Ho dei ricordi di persone anche lì generosissime, carissime, che si occupavano dello straniero, della sua lingua, del suo benessere, e le ho giusto messe anche quelle in una poesia, l'Anna, la cosiddetta Anna Mikhailovna, che poi è stata anche qui in questa casa. E questa Elisaveta pure, che mi faceva il dettato nei giardini davanti al Bolshoi sotto la pioggia. Questo per dire che gente erano. Beh, Venezia, io sono insegnato anni a Venezia, Venezia mi è molto cara, anche se non vorrei mai aver abitato a Venezia, né mai ci abiterò, anche se ho la casa. Se tu mi amassi come io amo loro, i piccoli di casa che non sanno. Se mi chiamassi come io li chiamo, coi più teneri nomi ed insensati, dal non senso del cuore, e come io faccio con loro, mi accogliessi tutta fra le braccia, perché tutto verrà, niente è perduto. Tu invece, quando parli, mi inviti alla ragione, e se dico futuro, mi sconsigli di sperare in qualcosa. Tu non capisci. Non mi devi parlare come a un comune umano. Amore, dire all'altro, non hai fine. O io sono immortale oppure niente.